Allora, buongiorno a tutti. Vediamo che stanno iscrivendosi in diversi, quindi pazientiamo un attimo. Ditemi se si vedono le slide, giusto per vedere che è tutto ok, così partiamo. Ok. Bene, allora, intanto oggi parliamo sempre un po' di confronti, poi la fase è abbastanza, siamo vicini ai massimi, ma allo stesso tempo c'è questo su e giù, si alternano giornate positive, giornate negative. È effettivamente abbastanza difficile comprendere il mercato in questa fase. E quindi magari certificati magari per stare più parcheggiati, poi parleremo un po' di maxi coupon perché ormai entriamo nel vivo, purtroppo ci sono sempre gli ultimi arrivati, quelli che arrivano solo adesso a pensare di come spostare le minus, e poi i soliti certificati magari un po' più aggressivi a livello tematico. Quindi andiamo per ordine, vediamo subito, chiaramente c'è sempre il disclaimer che dice che noi diciamo un po' quello che pensiamo, ma non nessuna, anzi, il grosso delle cose che diciamo, cerchiamo sempre di invitarvi al confronto, a vedere cosa offre il mercato, cioè proprio è il messaggio didattico che deve passare più che una possibile consulenza. Nessuno vuole dire che è meglio questo di quest'altro, anzi, proprio la prima slide in teoria ci può dire tante cose. Quindi anche chi magari non si collegherà dopo, mi dispiace che forse le cose più interessanti sono proprio le prime cose che voglio dirvi oggi, che ho preparato per voi. Ecco qua, questo è un confronto. Sono certificati che è raro trovare dei certificati così uguali o simili, con cui si possono fare tanti ragionamenti, no? Ho preso spunto dai social, perché su Facebook spesso vedo scrivere determinate cose. E quindi c'era persone che volevano comprare il primo, e per me in assoluto il primo, anche se quello che a essere positivi può riservare il rendimento migliore di tutti, potrebbe essere in teoria il peggiore di tutti. Perché? Per tanti motivi. Allora, vediamo prima le caratteristiche. Questo, durata. Poco più di 3 anni e mezzo, 2 anni e mezzo, 1 anno e mezzo, no? Quindi c'è un anno di differenza uno dall'altro. Barriera 75, 60, 70. Il giusto sarebbe, per essere effettivamente confrontabile, dovrebbe essere 70, 65, 60. Cioè, quello più lungo dovrebbe essere quello che ha la barriera più bassa. Perché la probabilità che la barriera 70 venga scalfita in un anno, poco più di 1 anno e mezzo, è molto meno probabile questa barriera che questa. Quindi, uno che mi viene a dire preferisco questo perché la barriera 60, mi dispiace, ma non ha capito niente. Cioè, adesso questo 60 con questo 70 se la giocano, ma questo 65 con quasi 4 anni è il peggiore di tutti. Attenzione, perché è poi quello che rende più di tutti in caso di autocall. Quindi attenzione, perché è chiaro che ci possono essere dei prodotti che in caso di autocall possono offrire dei rendimenti estremamente interessanti. Faccio solo l'esempio: prima mi è arrivato un certificato, una segnalazione penso di un abbonato che mi segnala un certificato su titoli estremamente volatili come Novavax, Illumina e BioNTech. Probabile autocall novembre renderebbe 7% in un mese e mezzo. Dopo magari lo andiamo a vedere, perché è chiaro, 7% in un mese e mezzo. Uno è chiaro che dice, cacchio, 7% in un mese e mezzo è tantissimo. Ma con che rischi? Dopo va visto che rischi hai. Perché ad esempio, questo certificato, d'accordo che lo pago poco,
Devo aspettare, attenzione, 4 mesi, quindi in 4 mesi non è che un 2% mi tuteli moltissimo e avrei un rendimento di oltre il 6%, però in 4 mesi. Ma il rendimento a scadenza è il 9,5 su una scadenza 4 anni, quando il secondo rende il 10 con una barriera più bassa e una scadenza più vicina, e il terzo addirittura con una scadenza ancora più vicina. È una barriera comunque di poco superiore, ma che come vi ho spiegato è inferiore perché le probabilità, cioè con 2 anni in più, le probabilità che un titolo perda questo 5% ulteriore sono elevatissime. Quindi questa barriera è meno probabile di questa barriera. Dopo, i titoli in questo caso sono. In questo caso sono esattamente gli stessi, quindi c'è la differenza che questo è quello che ha i titoli messi nella posizione migliore. Questo renderebbe più del 2%, quindi in teoria per uno che va a cercare autocall, molto meglio il secondo del primo. Ma attenzione, al limite compro questo, mi rimborsa, tra un mese vado a vedere se compare il primo o il terzo. Se invece uno vuole un parcheggio e dice no, magari non, anzi preferisco che mi resti in mano, il terzo forse è quello che in teoria c'è questo meno 2 contro più 2, è quello che potrebbe avere più probabilità di pagartelo e senza soffrire tanto, perché anche se mi scende di un 10%, la scadenza è la più vicina di tutte. Quindi, se uno in teoria il primo non lo preferirei mai in questo caso, anche se quello che sembra offrire di più, in realtà è un 6% in 4 mesi, ma è meglio il 2% in un mese. Quindi, per uno che non vuole stare lì a seguirlo tutti i giorni, il terzo è quello che ha rendimento, diciamo, a scadenza, sicuramente il migliore, poi ha una scadenza vicina. Il secondo per chi cerca l'autocall, quindi il secondo sicuramente è meglio del primo, perché tutt'al più compro questo e poi una volta rimborsato, pensate, per assurdo, potrebbe capitare che in novembre, che la liquidazione dei morti, potrebbe anche essere che, non so, Nexi mi perde un 5% o Visa perde un 6%, qui in questo caso non c'è Visa, però supponiamo che tutti i titoli perdano il 7-8%. Questo mi va a rimborso lo stesso, questo magari mi cala pure di prezzo, perché comunque ha un rendimento assolutamente poco generoso. Perché se con gli stessi titoli un emittente ti offre il 12 a 2 anni, questo a 4 anni non poteva offrire l'8,40, è stato un esoso che si è tenuto chissà quali commissioni di impliciti di collocamento, questo è UBS, no? UBS è notoriamente molto cara, quindi io eviterei assolutamente di comprare prodotti UBS in collocamento. Dopo possono diventare interessanti perché presentano situazioni abbastanza anomale come questa, di trovare dei titoli tutti saliti del 10 e il certificato è poco soprannominale. Quindi magari se UBS in questo caso ha uno spread ancora stretto, in questo caso ad esempio c'è il prezzo 94,70-96,70, quindi già vedere un 2% di spread tra denaro e lettera me lo farebbe scartare, deve essere proprio un affare. Un 6% in 4 mesi è sicuramente ottimo, ma potrebbe essere ottimo se avesse più 9, più 10, più 13, ma con un misero più 2 rischiare poi di rimanere incastrato per 3 anni e mezzo allo 0,7 mese. Quando i rendimenti su questi titoli li vediamo sono circa dell'1% mese, capite bene che questo proprio no. Mentre invece il secondo e il terzo, diciamo che in questo momento potrebbe essere meglio il secondo per poi passare sul terzo, cioè adesso a grandi linee. E il problema è che magari tra un mese bisogna vedere. L'ideale sarebbe che uno compra questo. Nexi perde il 5 e quindi tra un mese io riesco a comprare questo che magari lo riesco a pagare ancora sotto 1000. Considerate che oggi stacca la cedola, quindi
da domani uno che lo paga 1.010 incassa ancora l'1% di cedola, quindi in realtà è come pagarlo 1.000, quindi il 2% è pulito, cioè il 2% in 2 mesi, perché uno che lo compra oggi a 1.010 prende 3 cedole, una immediatamente e poi le altre due esattamente tra 1 mese e 2 mesi. Ah, scusate, qua mi dicono che l'ISIN del secondo è CSCS2, quindi ho sbagliato a digitare 32, scusate. Quindi probabilmente qualcuno che lo conosce bene. Ah, e anche quest'ultimo accedo a 1% mensile. Qua nella fretta del compilare. Il rendimento è giusto, 12% anno, ma è 1% mensile. Quindi qua sono da correggere queste due cose qua, che poi, prima di mandare le slide, adesso me lo segno. Quindi SC è S2, il codice di questo, mentre invece la cedola è l'1% mensile, che infatti io parlando ho sempre detto 1% mensile, perché so che c'è l'1% mensile, ma in realtà ho visto adesso che c'è il 2,62 trimestrale. Quindi grazie mille delle correzioni che mi avete detto. Allora, però, tornando su questi concetti, che voglio che siano ben chiari, vi faccio vedere, ad esempio, cosa, cioè, ad esempio, questo qui, 2,62 trimestre, se non mi rimborsa, posso sempre dire, o comunque prendo un 10% annuo, con barriera 60 e non un 8,4 annuo, con barriere 65 e molto più lungo. Questo, ad esempio, che è quello che io comprai a settembre, poco prima dello stacco, che feci molto bene perché chiaramente lo comprai a 1097, dopo pochi giorni staccava il 10% di cedola, quella dell'8 di settembre. Oggi è chiaro che questo prodotto lo vediamo magari. Questo prodotto è questo qua, no, dov'è? È questo qua. Vedete, uno, il riferimento che è il prezzo dell'emittente, perché questo è in bid-only, vedete, quando vedete un prezzo precedente, 1051, prezzo di riferimento molto basso, è chiaro che è un rischio comprarlo a 1082, perché se poi lo vuoi vendere, perché sta crollando tutto il prezzo del bid, ma questi sono tutti i privati che comprano, quindi c'è un bel rischio. Però, come nel caso di quello che abbiamo visto prima di UBS, no? Quindi avere un rischio di dover sottostare, non so, un 2% di spread, metti che le cose buttino male, uno vuole uscire, aver comprato un prodotto che parte già con 2% di spread, in più il mercato scende, quindi oltre al 2% che perdo, perdo anche molto di più, perché poi vuol dire che il prezzo scende. In questo caso la scadenza è talmente vicina che quasi posso fare il tifo per il ribasso. E quindi tutti i giorni voi vedrete che questo certificato quoterà più 3, più 4, più 2 a seconda del prezzo del bid. Ma è una percentuale fasulla, perché magari oggi Carnival scende, questo fa comunque più 3. Considerate che è un certificato di fatto solo su Carnival, perché Tesla vale 800, Moderna vale 320, quindi Moderna vale il doppio, Tesla vale un 30% in più, Carnival vale, ve lo dico subito, 24,17. No, scusate, ho sbagliato. No, 23,50. Ecco, per assurdo, guardate, per assurdo, questo potrebbe farci il regalo di non rimborsare neanche a dicembre. Quindi, questa è la situazione. Adesso non prendetelo, cioè, non è un consiglio d'acquisto, perché in bid-only già a me i bid-only non piacciono, però è talmente goloso, diciamo, che l'occhio sopra lo metto anche se è bidolli, nel senso che anche a settembre io l'ho comprato che era in bidolli. Quindi se io lo compro a 1.080, che è un 2% in un mese e 20 giorni, no, non fa schifo, non è niente di eccezionale, comunque c'è gente che farebbe carte false. Ma attenzione, perché se Carnival scende, il certificato probabilmente sale. Anche se scendessi di un 5, 6, 8, sino a un 10%, secondo me il certificato salirà nel caso non rimborserà. Perché? Perché
scade a giugno, quindi ha una barriera al 60. Sì, rischio di non prendere le cedole, ma deve perdere il 30% per non prendere la cedola di marzo, quella di giugno. E comunque va a scadenza in 6 mesi. Quindi un rendimento su Carnival al 40% annuo è impossibile da trovare sul mercato. Quindi è un certificato che in eventuale non autocall potrebbe solo fare bene al prezzo di mercato, perché se Carnival oggi perdesse il 4, probabilmente c'è qualcuno che è disposto a pagarlo anche a 1097, 1100, 1120. Perché? Perché sa che si allontana la possibilità del rimborso anticipato e quindi si frega le mani. Tornando al discorso di prima, uno deve pensare quando compra sempre alla possibilità che le cose vadano male. Allora, se io compro il secondo e le cose vanno male, vuol dire che Next ha perso il 10%. E io cosa mi succede? Che comunque incasso la mia cedola e il certificato va avanti e rende comunque il 10% all'anno. Se io compro questo e supponiamo Visa faccia come Next che mi perde il 10%, io rimango fregato su un certificato che rende un 8,4 anno, con magari una volatilità in crescita, perché se sono scesi sicuramente la volatilità è cresciuta, su una scadenza lunga, che quindi la volatilità incide maggiormente sulla scadenza più lunga, e quindi il mio prezzo, che mi sembrava basso, allettante, perché mi guardo solo il lato positivo, cioè se mi rimborsa mi offre il 6% in 4 mesi, il mio 6% in 4 mesi diventa magari meno 6% in 4 mesi, perché sì, prenderò magari le cedole, ma il prezzo del bid, che già mi costa il 2%, perché adesso vale 94,70 di 96,70, quindi anche il bid-ask spread del 2% è un costo, e in più, essendo la scadenza più lunga, col titolo che scendono, la barriera non è delle migliori, mi trovo che il prodotto magari vale 90. Quindi penso di aver fatto chissà quale furbata, aver comprato un prodotto che ha una possibilità di rendimento super, quando in realtà era molto meglio uno degli altri due. Quindi, questo perché ha più probabilità di rimborsare, questo perché ha il rendimento più alto, no? E la scadenza più vicina. Quindi, bisogna sempre valutare, bisogna sempre valutare tutte le variabili in gioco, perché ognuna conta, sul prezzo poi, che del certificato. Quindi c'è una domanda: buongiorno, sarebbe meglio che non avvenga il rimborso per valutare costi di gestione entrata e uscita se si spende il 2% circa? No. Allora, uno che compra questo prodotto spera nell'autocall, quindi non è questione, il 2% lo ammortizza bene se gli viene rimborsato, perché cosa gliene frega? Se va a rimborso, uno sa già quanto gli rende in 4 mesi. Se non va a rimborso, è chiaro che quel 2% è importante, e dopo è tutta la struttura che ti dice di non comprarlo. Quindi questo, se tu speri nel non rimborso, è assolutamente da non comprare, cioè gli altri due che sono 10 volte meglio. Questa è la barriera più bassa, questo ha un rendimento molto più alto e una scadenza che è meno della metà. Quindi allora, un'altra domanda. Ciao Giovanni, mi dici le soglie bonus, in particolare dell'SCS 62, magari degli altri due, se ci sono differenze? Beh, le soglie sono le barriere, vedete, la barriera 60, ma col titolo più 9, più 10, più 13 è quasi come avere le barriere al 50. Questa barriera 65, questa barriera 70. Quindi, se la guardate su Square, la barriera, cioè Square è salito, quindi la barriera di Square, che è il titolo più volatile, tra l'altro Square, quindi è la situazione ideale per tutti e quattro i certificati. Il titolo più volatile è quello che è salito. Di più. Ok, poi guardiamo. Qui
Quindi questa è la domanda dello spread, abbiamo risposto. Ok, poi. Dopo rispondo alle domande su certificati di altra natura. Le prendiamo poi alla fine un po' tutti, così li vediamo. Adesso rimaniamo a quello che vi faccio vedere io e alle domande su quello che vi faccio vedere io, così manteniamo un discorso lineare. Poi dopo, su domande su singoli certificati, le vediamo tutte alla fine. Ok, quindi ho fatto l'esempio di questo, ad esempio anche questo. Altro spunto che oggi ho risposto su Facebook. Questo è più gettonato. Questo è scambiato, c'è gente che lo compra, difficilmente riesce a comprarlo perché il market maker è semplicemente vergognoso. C'era fino a qualche giorno fa, c'era, si vede che è stato colpito abbastanza. Adesso o è in bid-only, però il CEDAB me lo segnala il Bideask, ma anche Borsa Italiana me lo segnala il Bideask, quindi non sembra, ma il market maker non c'è mai. No? E quindi il rischio è che con riferimento a 968 non ha senso pagare 9,90. Pensate, voi lo pagate 9,90 oggi, domani torna il market e vi fa 9,65, 9,75. Avete buttato un punto e mezzo in eccesso. Sì, vi sembra di aver fatto un affare perché rende un 3% in meno tempo dell'altro, no? Però attenzione, questo è il next maximum point, ha un 1% di rendimento, che è una cosa da fame, con un trigger a 70. Quindi pensate, se va male, che d'accordo che è poco probabile, al di là che Leonardo l'altro giorno ha perso 6-7%, che comunque è già nel prezzo, quindi vuol dire che prima il certificato era a più 17, adesso Leonardo è più 10. Però se Leonardo perdesse il 10, questo è un certificato che si inabissa. Il prezzo di questo certificato con scadenza giugno 2024, se va bene, va a 900. E quindi è un rischio che bisogna considerare. Perché se fallisce l'autocall, sono dolori. Questo è ben chiaro. Quindi secondo me 9,90, secondo me lo si può comprare tranquillamente anche tra 15 giorni. Perché comunque con una struttura del genere, difficilmente, se il market adesso, se il riferimento a 968, il riferimento considerate fatto sui prezzi del market maker, quindi 968 di riferimento vuol dire che il prodotto dovrebbe valere 963, 973. Allora non vedo perché comprano 990, con il rischio che poi quando torna l'emittente, magari tra 10 giorni, magari troviamo l'attività di market making fatta bene. E aspettiamo a comprarlo eventualmente se ci crediamo. Poi, guarda caso, mi è capitato l'occhio su quest'altro prodotto e devo dire che sì, è un po' più lungo, nel senso che cioè più, un po' più lungo, in realtà no, è più breve di 6 mesi la scadenza, ma io guardo in questo caso sono a caccia di autocall, no? E come dice il titolo della slide. Se io miro questo golosissimo 3%, che in realtà oggi se lo pago 9,90 è un 2%, quindi 2% al 30 novembre, francamente preferisco un 2% e un 2,25 a dicembre. Tra l'altro con Leonardo a più 15, quindi ho 5 punti in più di Leonardo, gli altri titoli sono saliti tantissimo, quindi di fatto non sono neanche da paragonare. Qua scusate, c'è un errore nel 10,12 che è 481,52. Però questo intanto c'è un'attività di market making, nonostante sia Natixis che tante volte lo vedo con spread larghi, stavolta ha uno spread ragionevole. Poi chiaro, magari vengo smentito con i fatti, cioè adesso sono spread ragionevole perché non lo compra nessuno, poi entrano in due, in tre e ci troviamo lo spread del 2%. Però comunque questo si paga 1000 e a Leonardo lo sto a più 15. Quindi le probabilità di rimborso sono superiori. E attenzione, se le cose vanno male, considerate che Leonardo deve scendere di più di un euro solo per andare a strike.
e comunque avrei poi un prodotto con scadenza 2 anni, perché a dicembre se non mi rimborsa dopo c'ho ancora 2 anni di vita, e ho comunque un 9% annuo con barriera 65 contro la barriera 70, ma con uno strike di Leonardo più alto di 23 centesimi. Quindi in realtà ci sono quasi 10 punti di differenza di barriera, ci sono 6 mesi di vita in più, un rendimento del 4 contro un rendimento del 9. La risposta, cioè, uno, market making che fa schifo, due, rendimento eventualmente che fa schifo. Cioè, qui se sbagli che fallisci l'autocall, qui vai nel fosso. Qua invece più o meno te la cavichi, perché comunque il 9% è un rendimento di mercato abbastanza onesto su Leonardo. Quindi è importantissimo farsi questi ragionamenti. Questo penso che oggi era un po' focalizzato la mia attenzione su queste cose qua. Poi altre cose, magari altri spunti, possiamo trarre. Ad esempio, io questo me l'ho consigliato da 2 mesi, che dico che rimangono, questi sono tra i prodotti migliori del mercato, perché 12% con barriera al 50, veramente era introvabile. Questo lo si comprava anche a 920, forse 930, chiaro che. Io l'ho preso subito, pensando quasi addirittura che fosse un errore di prezzo del market maker, perché non mi sembrava che potesse rendere così tanto, no? E adesso è caro, oggi vale 1.040, quindi non renderebbe neanche il 6, perché una cedola si perde tutta, quella di novembre, però comunque avrebbe altre, scusate, qui mi dice che l'autocall è dopo un anno. Adesso dovrei verificare perché non sono sicuro. Può essere. Quindi qui, anche qua, ero convinto che fosse come quest'altro che rimborsa a maggio. In realtà questo, se rimborsa ad agosto, è fin meglio, perché porta a casa questo rendimento per più tempo, no? Quando i titoli salgono, in teoria è meglio che l'autocall non avvenga, soprattutto se lo pago sopra il nominale. Quindi molta gente non compra prodotti che valgono più di 1.000, no? Magari uno dice, ad esempio, quando parlavamo di questo, uno dice: no, questo lo pago a sconto. Sì, ma c'è un perché lo paghi a sconto. A volte può essere meglio. Pensate all'affare che io ho fatto comprando questo a 1.097, altro che ho pagato 97 in più del nominale, no? Quindi uno deve guardare tutte le variabili. Quindi è chiaro che era meglio comprare un 9,57, ma oggi, con i prezzi di oggi di mercato e tutto, avere degli strike bassi e un flusso cedole, che hai 4 cedole sicure, e diventa che se vai in autocall, tu anziché il 12 fai l'8% però sono passati 2 mesi, quindi è anche vero che questo dovete anche fare il ragionamento del ratio cedola, un altro ragionamento che va fatto, cioè se paga il 3% e sono passati 2 mesi, in teoria è normale che valga, anziché 1.000, valga, non so, 1.020, no? Perché comunque ha maturato 2 mesi di cedola. Quindi lui adesso perderà il 3% a novembre, però magari da qui a novembre è capace da 1.040 andare a 1.050. Perché? Perché ogni mese in teoria matura un 1% di rateo, no? Qui quindi ho un 12%, che ovviamente in caso di autocall ad agosto, io devo fare i conti come rendimento, diventa non un 12, ma un 8% in 10 mesi. L'8% in 10 mesi non fa proprio schifo. Anzi, se penso, se poi un titolo scende, comunque mi rimane in mano un certificato con delle barriere al 50% su dei titoli, tra l'altro, insomma, che hanno fatto strike molto bassi. Quindi rimane valido. Quindi non è perché spesso si guarda il prezzo di carico per decidere se vendono o no. Io, francamente, nel portafoglio che voi in teoria vedete,
Questi sono i certificati in portafoglio. Io ce l'ho, non so, che deve essere questo, vedete, 1042, no? E co come ho anche gli altri. Scusate. E non, se c'è qualcosa che magari vorrei vendere, magari sono dei certificati che sono un po' in sofferenza, come potrebbe essere il Beyond, TUI, Biontech, cioè, quindi non vado a cercare di vendere quei, i cavalli vincenti, vado magari a far fuori quelli che magari sono meno interessanti, avete capito? Cioè, quindi, ad esempio, è ovvio che cioè uno si dovrebbe sempre fare la domanda allora, se oggi lo dovessi comprare, lo comprerei. In questo caso magari trovo di meglio, però comunque assolutamente non è da vendere. Quindi uno potrebbe dire è buono anche da comprare, oppure vedete anche questo qua, vedete qualcuno compra adesso a 1080 giorni, non è che gli danno facili, perché comunque uno che ce l'ha in mano, perché se ne dovrebbe sbarazzare? No, vedete, io adesso, vedete, se io guardo il prezzo di carico sembra che perda, ma in realtà perché l'ho pagato 1096,37, ma ho già incassato il 10% nel mese di settembre, quindi in realtà io sono inutile di un 8% in meno di 2 mesi, in un mese e mezzo. Quindi è stato un investimento azzeccatissimo. E non è che siano saliti i titoli perché Carnival era leggermente sotto strike, adesso è leggermente sopra strike. Quindi qui gioca molto il fattore temporale. Quindi bisogna considerare nelle proprie valutazioni il flusso cedolare, la barriera e tutte le varie clausole, anche l'autocall. Quindi non basta guardare una sola cosa. Poi, chiaro, uno deve anche andare a vedere, per dire, provate a pensare, non so, se vendo questo, lo vendo solo perché guadagno? Allora, i soldi, dove li vado a mettere? Rischio di più o di meno? Uno deve fare sempre quelle considerazioni, perché se uno lo vende solo perché guadagna, non ha capito mica tanto, questo vale anche con le azioni e quant'altro. Quindi andiamo avanti. Ecco, questo è un altro caso. Anche qua, in questo caso si perde una cedola. In questo caso pesa un po' di più perché l'autocall qui ce l'ho a maggio. Quindi in realtà mi restano, nel primo caso mi restano 4 cedole del 3, meno 4%. Mentre invece in questo caso mi mangio completamente una cedola. Quindi mi restano 2 cedole in 7 mesi, no? Che comunque anche in questo caso. Se, pensate, c'è gente che va a prendere prodotti che rendono l'8% annuo, questo comunque un 8% lo rende anche lui, ma cosa sa di meglio? Ha di meglio che se i titoli scendono, quasi sei contento perché dici così mi rimane in mano e prendo il 10, il mio 8% che è il rendimento più o meno che mi posso aspettare. Qualora dovesse andare in autocall tra 7 mesi, in realtà diventa un rendimento del 10% con barriera al 50%. E questo è veramente introvabile sul mercato, cioè barriera al 50%, addirittura con dei titoli magari come Vipa che sono saliti del 10%, come Eni, no? Questo è l'unico che, grazie alla discesa di Varta, perché poi è risalita, insomma, è l'unico che. Anche questo l'abbiamo preso subito, però si poteva comprare anche più basso. Questo, i primi due li abbiamo comprati veramente bene. Questo l'abbiamo comprato a 9,70 ed è più o meno, dopo essere sceso anche in area 900, è tornato più o meno a questi prezzi. E devo dire che questo quindi soddisfa anche il palato di chi magari ama comprare le cose sotto la pari, perché c'è gente che veramente fa veramente fatica a cliccare se il prodotto costa più di 1000, no? Quindi questo
ha solo Varta sotto strike, quindi attenzione, guardate solo quanti prodotti ci sono sul mercato che hanno dei titoli anche a meno 10 o meno 12 e sono sopra al nominale. Questo ha comunque un ottimo flusso cedolare, triglicerido da 60, ma la barriera è al 50 e quindi ha un ottimo rendimento e nonostante tutto, con solo meno 2 di Varta, lo paghi addirittura con uno sconto del 2,5 sul nominale. Quindi è estremamente interessante e addirittura se dovesse andare in autocall, questo ti dà un plus. Perché anziché pagarti 300 è come se ne pagasse 4, perché renderebbe oltre il 10% in 7 mesi. Quindi il rendimento, questo fa gola anche a livello speculativo. Può essere un certificato ottimo da cassetto, perché comunque ha la barriera al 50 e un ottimo rendimento. Ma potrebbe anche offrire un plus se i mercati continuano a salire e vai in autocall comunque di fatto in 7 mesi riesce a portare a casa un 10%, che assolutamente non è poco. Quindi sono rimasti ottimi anche se sono saliti i primi due. È chiaro che più salgono e più magari diventano prudenti, perché chiaramente cioè se magari questo l'ho messo nei top 5 prudenti da subito, e questo magari l'ho messo nei top 5 intermedi, più salgono i titoli e più magari questo potrebbe entrare di diritto anche in un top prudente, perché comunque ha le caratteristiche di barriere sempre più lontane. Questo è il classico certificato, quelli che Gabriele Belelli definisce da buon padre di famiglia, su titoli che sono scesi abbastanza, infatti Enel adesso è un po' risalita, e in questo caso si paga sotto il nominale, il rendimento chiaramente con queste barriere su certi titoli non si può ambire a dei grossi rendimenti, parliamo del 5-6% l'anno, quindi in questo caso gli strike sono bassi, uno potrebbe anche dire me lo metto in cassetto e se poi mi va in autocall c'ho un piccolo premio, cioè tipo, non so, 29 marzo mi va in autocall, anziché il 2,5 in 6 mesi faccio il 3,5 in, sì, meno di 6 mesi perché siamo al 18 ottobre, quindi sono 5 mesi e mezzo. Però questo per dare l'idea di quelli che sono i rendimenti se andiamo, se riduciamo il numero dei titoli e stiamo su dei titoli molto, molto difensivi, diciamo. Questo l'ho messo sempre tra i prudenti, anche se poi parlo dei maxi coupon, perché, praticamente sono tutti sopra strike, tra l'altro BPER pensate vale più di 2 euro, quindi salita tantissimo. E il vantaggio di questo certificato, vabbè, una cedola già pagata, anzi due, scusate, due le ha già pagate, e quindi lo si paga 9,50 e si ha ancora diritto a due cedole. Però pensando che uno porta a casa un 8%, può anche, diciamo, non è molto da maxi coupon adesso, perché uno che avesse comprato subito, vedete che non sarebbe stato un brutto investimento, perché comunque lo pagai 1.000, hai già incassato l'8, incassi un altro 8 e dopo è comunque un cash collect normalissimo, perché la scadenza è abbastanza vicina, 22 mesi, quindi tra 2 mesi quando hai incassato l'8 mi rimarrebbe in carico 8,70. Quindi 8,70 investiti per un anno e 8 mesi sono un 15% circa su quella cifra lì. Però attenzione, col fatto che alcuni titoli sono già saliti tanto, tipo Unicredit e BPER, che sono saliti del 20 o anche di più, la probabilità dell'autocall è abbastanza consistente. Quindi se tra 8 mesi
ottengo l'autocall, faccio molto meglio di un normalissimo cash collect come adesso, mica questo qui di Enel Telecom. Alla fine, anche in questo caso, ho due titoli magari da monitorare, cioè, se ti è mai salita più di Stellantis. Però al vantaggio rispetto a un cash collect che pago 1000, che magari mi rende anche lui un 7-8% all'anno, ho il vantaggio che tra 8 mesi, se mi viene, se mi va in autocall, e in questo caso ho una probabilità di autocall molto più probabile che non un cash collect messo adesso, il rendimento diventa decisamente superiore. Quindi ho la prudenza di un prodotto a cedola su titoli italiani, scadenza abbastanza vicina, però ho la possibilità di avere un premio aggiuntivo qualora mi vada in autocall, cosa che non potrei mai avere su un prodotto che paga la cedola mensile e mi va in autocall. Perché se io pago 1000 e mi rende 8 all'anno, in caso di autocall ho giusto quell'8% all'anno per i mesi che l'ho incassato. Quindi in questo caso, avendo incassato, diciamo, tutto il flusso cedolare dei 2 anni subito, mi permette che prima è l'autocall e maggiore il guadagno. E quindi più sono saliti i titoli, più diventa interessante una struttura come questa perché può ambire all'autocall. E quindi, come dire, io mantengo rischio basso, ma con possibilità di essere premiato se i mercati continuano a salire. Questo è un po' il senso della cosa. Questi invece sono gli altri tipologie di maxi coupon. Questo è sempre del tipo di quello che abbiamo visto prima, solamente che è più aggressivo perché ha dei titoli più volatili. In questo caso anche qua ci sono due titoli che sono saliti, mentre due che sono leggermente scesi. E in questo caso lo si compra bene perché la prima cedola l'ha tutta persa nel prezzo perché Delivery ed HelloFresh sono leggermente scesi. Se uno crede ai business di queste due società che fanno cose similari, le barriere sono al 60, ma di fatto il trigger cedola poco mi interessa perché 10 novembre e 10 dicembre sono le uniche due date da considerare per la cedola e probabilmente non vedo come possono perdere il 30% in questo mese e mezzo. Quindi se le cedole sono tranquille, alla fine io faccio uno zero coupon, se lo pago 900, quindi ho la possibilità che incassando 16 punti mi possono anche servire in questo caso per le minus. E mi resta in carico poi a 7,40 e o dopo un anno o dopo due, cioè perché la scadenza è al settembre 2023, quindi a settembre 2022 posso avere l'autocall. Quindi è chiaro che, come è il caso di prima, se io l'autocall ce l'ho prima possibile, il rendimento decolla perché chiaramente se io a dicembre sono in carico a 7,40 e mi va in autocall e prendo 1000 a settembre del 2022, capite bene che ho un rendimento che è molto più alto del 30%. Se questo 260 punti invece ce li ho spalmati su 2 anni o su 1 anno e 10 mesi, quello che è un rendimento sempre buono, ma inferiore sicuramente all'autocall, comunque sempre molto molto interessante. Quindi sono interessanti il primo ormai per il maxi coupon, diciamo per il discorso minus lo scarterei se uno lo compra solo per il discorso minus. Questo invece è ancora valido perché ha 16 punti da prendere. Ecco, questo invece è l'esempio per un maxi coupon aggressivo che può valere la pena. Io purtroppo l'ho venduto quando col fatto che molti emittenti avete visto, ho sbagliato anche Unicredit l'altro giorno e ha fatto rettificare i contratti. Però a volte sulle pre-open ci sono dei emittenti che restano col prezzo aggiornato la sera prima e quindi su Cureva che sembrava aprisse meno 16 poi l'ha recuperato tutto. Io l'ho venduto anche se avevo detto che sarei rientrato qualora avessi visto risalire Cureva, che poi dopo ci ho dormito
Però questo è un prodotto che effettivamente, avendolo comprato a 97, cioè 9,70, 9,80, era assolutamente interessante proprio per come queste strutture di solito fanno prezzo. Di solito, se il mercato non è, considerate che qua abbiamo due titoli che sono saliti già tantissimo, cioè MicroStrategy e qui il titolo cinese che non so come si pronunci, EQY. E quindi questo è un certificato che secondo me può salire sino allo stacco cedo anche per il comportamento che di solito hanno questo tipo di certificati, che tengono abbastanza bene il prezzo fin tanto che non stacca cedo. Poi, quindi anche chi fosse interessato per un discorso di compensazione minus sarebbe da comprare molto prima dello stacco, perché spesso si compra prima dello stacco per venderlo subito dopo, ma spesso si perde molto di più della cedola, perché un po' si fa il gioco dell'emittente. Quindi io, se lo dovessi comprare per me, lo comprerei adesso e lo venderei prima della cedola, cercando di fare quel guadagno in percentuale che mi può consentire il fatto che magari prima di tutto non lo devo vendere sul bid, perché gli ultimi giorni prima dello stacco cedola i compratori ci sono, quindi mi posso mettere in alto davanti al marketplace. E anche per chi vuole invece fare le minus, che sicuramente perderà magari quei 2-3 punti nello stacco cedola, però se lo compra prima e magari il certificato, non so, magari va anche a 1050, 1100. Quando incassa la cedola, magari si mangia una parte del guadagno, ma gli resta comunque un margine. È chiaro che se i titoli dovessero fiondare giù, come ha fatto Cura, che ha perso il 16 in un giorno, adesso perché l'ha recuperato tutto, però adesso mi sembra prezzato bene se consideriamo che ha dei titoli volatili che sono saliti, perché MicroStrategy oggi vale 7,50, quindi è sopra del più del 20%. CureVac oggi è a 40, quindi è sotto, ed è quello che permette al certificato di valere, oggi mi sembra che valga sui 9,90, addirittura su qualcosina. Quindi questo è molto aggressivo, può essere anche interessante perché per chi ha meno soldi e ha molte minus, sicuramente ha bisogno di comprare impegnare meno soldi per spostare le minus in avanti, perché la cedola chiaramente è del 40%. Poi questi sono maxi coupon invece molto meno aggressivi, che però puntano, ad esempio questo, la particolarità sono che hanno il trigger cedola al 45%, quindi uno è abbastanza tranquillo anche sull'incasso delle cedole future, perché vedete la trigger cedola al 45%. E in questo caso la scadenza è solo 3 anni, che di solito sono anche 4-5 anni. Questo su titoli Beyond, NIO, Strike sono molto bassi, devo dire, anche Zoom 267, considerate che un anno fa valeva 500 Zoom, ma il business mi sembra abbastanza solido, forse si è solo sgonfiato dai prezzi molto alti che aveva raggiunto l'anno fa. E quest'altro invece è su titoli europei, anche in questo caso ha fatto strike molto bassi, perché nel Zalando sono l'unica EasyJet che probabilmente è continuata a scendere, ma ha finito l'aumento di capitale, quindi adesso c'è da vedere se magari migliora un attimino dal punto di vista del prezzo. E comunque tutte e due hanno queste caratteristiche di un trigger cedola molto basso. Poi a cedole garantite ci sono, vedete questo, anche se hanno dei titoli che magari hanno perso il 15-20%, in questo caso Tesla è salito ma NIO è scesa, però le cedole alte in questo caso e garantite ti permettono di avere il prezzo che è abbastanza sostenuto, cioè quindi anche chi l'ha comprato male come me, per dire il... che deve essere, deve essere questo,
e incassando, cioè se anche io dovessi uscire, perdo 3 punti, perdo 3 punti, ma ho già incassato 2 cedole e adesso incasso la terza, quindi 3 punti li ho incassati. Quindi vedete come mi hanno difeso nonostante la discesa di un titolo. Quindi è la caratteristica tipica dei fixed cash collect. Quindi vedete, poi la scadenza è abbastanza vicina e quindi le cedole permettono di, in questo caso si compra anche a sconto, un po', e comunque si è sicuri di incassare le cedole. Quindi tutte le cedole incassate sono come una sorta di airbag, perché alla fine io non perderò mai dal mio prezzo di carico, perché ad esempio questo che io ce l'ho in portafoglio a 100, se io comunque da qui alla scadenza, scade a gennaio, quindi sono 18 cedole dell'1,74, capite bene che sono 17,4 all'anno, sono 34,8. Meno 3,40 sono circa il 31%, quindi io incasso il 31% di cedole sicure e quindi a scadenza perderò da 690 in giù. Quindi se anche mi salta la barriera, la mia perdita sarà da 690 in giù, e quindi se non so, il peggiore ha chiuso a 60, io perderò solo 9 punti, da 69 a 60. Quindi sono apprezzati i fixed cash collect proprio per questo motivo, per la loro certezza nelle cedole. Poi invece questo aggressivo, e si compra sotto la pari, agli strike attuali, che cosa, perché molti titoli delle compagnie aeree sono scesi tanto, vedi Lufthansa che ormai ci sono prodotti che hanno strike a 9, 10, quindi è difficile trovare certificati sulle compagnie aeree con degli strike ai prezzi attuali. Quindi al trigger decrescente, barriera 60, 2 anni di vita, insomma, il rendimento, se uno crede nella ripresa dei viaggi, a dei prodotti con strike attuali. Questo sui titoli cinesi non mi dispiace, anche se effettivamente sulla Cina non si sa mai come comportarsi. Io in questo caso sono tre titoli molto noti, quindi non sono aziende tipo Evergrande, insomma, hanno dei business molto consolidati e che non dovrebbero risentire neanche di eventuali fallimenti di aziende cinesi collegate a Evergrande. Però chiaramente sono comunque titoli che si sono praticamente dimezzati e comunque hanno, insomma, un discreto rendimento con barriera al 60%. Quindi, insomma, anche in questo caso ci può stare una puntatina, giusto da avere diversificato in questo settore. Questo a me non dispiace, perché non mi dispiace Beyond. Lo strike è abbastanza basso, anche se Beyond vale, vi dico subito, vale 106. Però c'è un flusso cedolare veramente interessante, e la cosa più interessante è che il titolo che in partenza era dato come il più rischioso dei tre è quello che invece ha performato meglio, perché vale 24 dollari, pensate. Cioè, noi Deliveriero adesso è sopra lo strike e Beyond Meat invece è sotto del 16%. Comunque, altri 10 dollari decrescenti, che arriva sino al 60, quindi insomma il flusso cellulare è ancora molto, molto interessante. Si fa sempre più fatica a trovare questi flussi di cellulare. Questo, per lo stesso motivo di prima, Beyond, Zoom non mi dispiacciono come titoli. È chiaro che sono titoli, sono scesi molto, però il certificato anche in questo caso rende tantissimo, e quindi ce l'ho in portafoglio, lo tengo. Di fatto non perdo, perché comunque vedete 9,60 il prezzo, ho incassato il primo 5,72, l'ho incassato, e quindi per il momento, se le cose si mettono, se stanno almeno come sono adesso, il 5,72 trimestrale è comunque un bel prendere.
col fatto che poi ho l'airbag a scadenza, considerate la scadenza anche non lontanissima, cioè diciamo su una scadenza ragionevole. Quindi questo è quanto, e adesso vediamo un po' di domande. Guardiamo se c'è qualche, se troviamo qualche certificato. Allora, questo è Airbnb TUI, lo conosco che è quello con lock-in. Adesso c'è cioè Airbnb che è sotto aumento di capitale. Allora, aspettate. Non mi dai i dati perché? Allora, questo qui c'è da capire se, scusate, ma non capisco perché sul. È in bid-only, prezzo di 9,90. Ecco, vedete, il sottostante. Paga il 4,16. Ecco, secondo me è un certificato che probabilmente andrebbe fatto fuori, perché comunque state cedole si può vendere in parità, non vedo perché tenerlo, si può tranquillamente passare su altri prodotti. Quindi non, cioè, ci sono altre cose che hanno come sottostanti o compagnie aeree o titoli legati ai viaggi che sono meglio di questo. Ad esempio uno, vabbè adesso mi viene in mente uno qua, che c'è anche Autogrill che paga il 2,5 mese, che però adesso non ce l'ho, adesso magari dopo lo vado a cercare. Poi guardiamo quest'altro. Questo qui, guardiamo. Questo qua. Ah, Curevac. Qui soffrono, mamma mia, meno 22, meno 10. Cioè, qui è in sofferenza totale su un po' su tutto. E infatti il prezzo, ma questo questo le cedole le paga, però vedete com'è sceso. Scadenza del 2023. Fare il switch adesso mi sembra un po' troppo tardi, perché è difficile trovare qualcosa di. Le cedole sono abbastanza sicure, insomma, il trigger scende. No, meno 63%. Meno 63%. Col 45%. Adesso è a rischio anche di cedere. Però poi la vai a recuperare il 15% se non fallisci. Però c'è questo decreasing coupon, cioè è un mo metodo molto commerciale per vendere. Perché alla fine, se ci pensate,
tanto vale avere le cedole garantite. Cioè, di fatto sono come cedole garantite. L'illusione dà l'illusione che uno va a vedere il trigger al 15 e pensa, vabbè, allora sono tranquillo, ma in realtà poi se deve rimborsare, fa fede la barriera a scadenza. Quindi adesso siamo sotto, quindi il certificato quota a premio, per via che sicuramente ci sono le cedole che tenderà a pagare perché il trigger cedola va a finire al 15. È difficile dare un consiglio, perché effettivamente qua anche se si è incassata una cedola, la perdita sicuramente è abbastanza grande. Perché anche dire esco da qua che il mio rischio è a scadenza e passo, non so, su uno potrebbe passare, non so, su questo qua dove avevo visto uno potrebbe passare su quello questo. Uno potrebbe dire, vendo 64, compro questo a quasi 1000, quindi la perdita che faccio di 36 punti di là la recupero immediatamente, così quando incasso il 40 di questo non pago minus, e poi però mi trovo su un certificato che d'accordo che vale 600 e rende uno 0,5 annuo, che comunque è un 10% all'anno. No? Con un trigger a 60, mentre di là avrai il trigger che va a finire al 15, però attenzione, c'è un titolo che ha già perso il 60%, no? Mentre invece qua posso pensare che cioè se là il titolo che perde un altro 40 mi viene rimborsato da 25 per dire. E in questo caso invece io ho un 40% di margine per ecco, è chiaro che qua dovrei sperare poi nell'autocall e a quel punto hai recuperato tutto perché chiaramente hai solo posticipato la minus, cioè facendo lo switch e sei su un prodotto più tranquillo che sai che a scadenza potrebbe rimborsarti 1000 e quindi hai un flusso cedolare del 10% annuo. Non più del 3,8%, che mi sembra che fosse, mensile, se non sbaglio, no? No, trimestrale. Vedete, allora, no, allora sì, secondo me, assolutamente conviene di più switcharlo, perché effettivamente il 3% trimestrale non è un granché. Quindi vedete, è stato. È stato il classico titolo che doveva offrire di più. Qui hanno giocato sul crisi in coupon, ma in realtà se pensate che probabilmente con le cedole garantite poteva, sì, d'accordo, forse non con la barriera ai 50, però poteva dare di più. Cioè, su questi titoli, infatti, no, pensavo quasi al 3% mensile, no, in effetti il 3% mensile sarebbe stato troppo, effettivamente. Però, vedete, alla fine da un misero 12% su dei titoli che hanno una volatilità pazzesca, perché se voi guardate il CureVac, c'è una volatilità 83, cioè non c'è neanche Moderna, neanche Tesla, una volatilità del genere. Hai capito? E quindi passate sempre su CureVac, ma a questo punto con due titoli che sono saliti molto, avete la possibilità magari di dire qua più possibilità magari di recuperare la perdita. E tra l'altro facendo uno switch sullo stesso titolo.
Allora, una domanda che magari non c'entra con... Vabbè, ma c'entra perché chi è orfano di Bing non saprei quale broker scegliere. Io, ormai sono passati 6 mesi, avresti dovuto già occupartene. Io direi diretta, Ubank, WeBank, insomma, Fineco. Dopo dipende sempre cosa uno pretende dal suo proprio. Allora, allora, c'è una domanda che però non so a che certificato si riferisce. Vale la pena rimediare il prezzo dopo la cena se decidiamo di tenerlo? Ma forse quello penso che sia penso sia sul maxi quello grosso. Il webinar si può rivedere più tardi, quindi assolutamente. Con i certificati a cielo garantita si recuperano le minus, certo, perché comunque è incerta il rimborso del capitale a scadenza, quindi comunque vanno a compensare anche quelle. Poi, non so se hai parlato anche di questo, che ne pensi, ma non c'è il codice, non saprei di che cosa. Questo, ecco qua un certificato che mi sembra di conoscere. Andiamo, mi dice qualche cosa, ma non ho tutti i codici a memoria. Allora, perché non me l'ha preso? Questo è un prodotto di Citi, un ex maxi coupon, Zoom, Barta, Panther, B&B. Ah sì, questo è simile a quell'altro, ha già staccato due cedole e ha perso di più per via del prezzo di Zoom, presumo, no? Sì, Zoom è anche un po' Barta. Qui dipende come si muove Zoom. Io adesso incasserei la prossima cedola. Dopo probabilmente bisogna guardare quando sarà la prossima semestrale di Zoom e vedere se fa qualcosa di decente o meno. La prossima è il 5 novembre, adesso non so la trimestrale di Zoom, ma più o meno dovrebbe esserci, forse prima del 5 novembre. C'è da capire un po', io sono son convinto che lo storno ormai l'abbia portata a dei prezzi ragionevoli, però è chiaro che poi magari parte all'improvviso come ha fatto, non so, Airbnb che è scesa. È stata tanto a 120 giù di lì, cioè no, 100, comunque ha fatto una buona base, poi adesso è risalita su dei prezzi assolutamente equi e corretti. E non a caso in questo certificato, vedete, Airbnb risulta addirittura più 16. Varta anche lei era cresciuta tanto, però adesso si è un po' stabilizzata e rimane, vedete. Qua c'è un'area da cui è partita, bisogna vedere se quest'area dovrebbe mantenerla per un po'. Però secondo me qui si gioca molto più sui dati di bilancio, sui futuri, come vengono apprezzate dal mercato i futuri trimestrali, per vedere se ha
del margine di crescita, perché sicuramente il grafico lo vedete, insomma, sono minimi e massimi decrescenti, quindi deve dare un'inversione di rotta, potrebbe trovare un buon supporto più o meno su questi prezzi che coincidono più o meno alla barriera del capitale, quindi si tratta di monitorare. Allora, ma uno mi fa domanda sui primi tre certificati, erano quelli, questi qua, erano questi. I trigger cedola sono identici alla barriera, quindi i trigger cedola sono identici, 65, 60, 70. Quindi non ho specificato perché coincidevano. Guardiamo quest'altro qua. Questo qua invece è... Ah, questo TripAdvisor Uber Autogrill. Autogrill è salita, Uber si è ripresa. Uber si è ripresa. Guardiamo quanto vale TripAdvisor 38. Beh, il rendimento, se non sbaglio, è molto, 2%. La scadenza è molto vicina, quindi... Da fare idea sarebbe proprio con qualche opzione, perché il problema è che se si avvicina a scadenza con questi prezzi, meno 27, bisogna vedere la barriera. Mi sembra che sia più bassa, però no, barriera a 70. E quindi c'è da stare attenti abbastanza a TripAdvisor. Si potrebbe, se no, pensare a uno switch, però è abbastanza penalizzante. Però in teoria non dovresti mai essere in perdita, essendo sempre incassato. E quindi ha già staccato quasi 5-6 cedole. C'è un prodotto che è quello che... guardate, lo prendiamo. Vado a prendere il codice. Che potrebbe essere da sostituto per chi magari ha dei prodotti da uscire in perdita. Vediamo se lo trovo. Eccolo qua. Ecco, questo può essere prodotto. Che molta gente non lo considera perché vale 1015, però vedete se il market maker 1015 sottostante, avete visto Airbnb lo tiene in vita ma ancora lontano dal rimborso, e Carnival siamo lì, quindi niente di che, Autogrill siamo sopra e la scadenza è molto interessante perché la scadenza è come quello che abbiamo appena visto e in questo caso sei 6 cedole del 2,5, quindi rinunci al 2 incerto per un 2,5 certo, molto più sicuro. È chiaro che perdi 100 punti sul prezzo, che va 400, però ti resta 5% in 6 mesi. Ne esci in maniera più che onorevole, secondo me. Potresti fare uno switch addirittura pagandolo più caro, passando su un prodotto più caro, ma che ti fa presto a compensare la perdita. Niente, per il resto è tutto. Vi ringrazio come sempre dell'attenzione e ci aggiorniamo alla prossima. Saluto a tutti.